Buonasera a tutti, sono Francesco Aurelio Traina. In questo video voglio trattare una questione di diritto penale. Un imprenditore, in generale il datore di lavoro, può rispondere penalmente ai sensi dell'articolo 590 del codice penale relativo al delitto di lesioni personali colpose per eventi lesivi verificatisi in danno dei prestatori di lavoro, ad esempio in danno di operai? E tali eventi lesivi non sono riconducibili in alcun modo ad una condotta di tipo commissivo dell'imprenditore o del datore di lavoro? Scopriamolo insieme in questo video. Per cercare di rispondere a tre domande, io partirei dall'articolo 2087 del Codice Civile, il quale stabilisce che l'imprenditore deve tutelare sia l'integrità fisica sia la personalità morale dei prestatori di lavoro. Ora, la giurisprudenza valorizzo l'interpretazione letterale semantica dell'articolo 2087 del Codice Civile, procedo altresì ad un'interpretazione costituzionalmente orientata alla luce degli articoli 35 e 32 della nostra Carta Costituzionale. L'articolo 35 tutela il diritto al lavoro, l'articolo 32 tutela il diritto alla salute. L'imprenditore non potrà mai essere responsabile per fatti che non sono in alcun modo riconducibili alla sua condotta. Se l'imprenditore ha adottato tutte le misure antinfortunistiche previste dalla legge, non vi potrà essere una responsabilità penale ai sensi dell'articolo 590 del codice penale. Cioè, l'imprenditore che ha adottato tutte quelle misure atte ad impedire il verificarsi di eventi lesivi in danno dei prestatori di lavoro non potrà rispondere penalmente del delitto di lesioni personali colpose. L'imprenditore, dice la giurisprudenza, non è responsabile di eventi eccezionali, di eventi straordinari, di eventi imprevedibili che esulano dall'ordinario o di eventi che sono imputabili alla condotta dello stesso prestatore di lavoro. Si pensi al caso in cui vengono distribuite a degli operai delle scarpe antiscivolo e Tizio decide arbitrariamente di non indossarle. Durante lo svolgimento della sua attività lavorativa cade e si procura delle lesioni guaribili in 40 giorni. Ebbene, in tale ipotesi non vi è una responsabilità dell'imprenditore, in quanto non vi è un nesso di causalità tra condotta dell'imprenditore ed evento lesivo verificatosi al prestatore di lavoro. La giurisprudenza ha poi chiarito che quando vi è un'azienda divisa in settori, rami, diramazioni, dotati di autonomia, quando vi è un responsabile del servizio di prevenzione e infortuni sul lavoro, c'è cioè una figura che ha il compito di controllare che i prestatori di lavoro non si facciano male, che i prestatori di lavoro non vadano incontro ad incidenti. Ebbene, se poi si verificano degli eventi lesivi, di tali eventi lesivi risponderà penalmente tale figura, risponderà il responsabile del servizio di prevenzione ed infortuni, non dunque l'imprenditore. Non vi è un nesso di causalità, io in altri video ho parlato del rapporto di causalità, non vi è un rapporto di causa ed effetto tra la condotta dell'imprenditore che rispetta tutte le norme antinfortunistiche e gli eventuali eventi lesivi verificatisi in danno dei prestatori di lavoro dovuti o a colpe imputabili a condotta dello stesso prestatore di lavoro o dovuti ad eventi straordinari e non prevedibili, dunque non riconducibili a condotta dell'imprenditore. Spero di essere stato chiaro in questo video, di essere stato gradevole. Vi ringrazio per la cortese attenzione.